E grazie a Dio è mercoledì, ormai questo è diventato il mio grido di battaglia. Ben ritrovati, come vedete la location è quella, siamo all'Osteria di Rendola e come non essere all'Osteria di Rendola? Ci stanno trattando veramente, come si suol dire, con i guanti bianchi, perché ci troviamo a casa, il clima qui è veramente amichevole e è anche questo uno dei tanti motivi, oltre alla cucina, oltre a Mirko, oltre a Fabio, oltre a Franca, che prima o poi vi prometto la costringerò a venire a parlare con me, dicevo è proprio la cordialità, questo sentirsi a casa che fa sì che l'Osteria di Rendola sia realmente un punto di riferimento per tanti valdarnesi e non solo valdarnesi che amano la buona cucina. Allora, a proposito di buona cucina, so che questa sera hanno in serbo per noi un piatto particolare, un piatto che fa parte della cultura toscana, in particolar modo della cultura fiorentina, un piatto storico, e allora mi cimenterò, ci provo a cucinarlo in attesa ovviamente che arrivi l'ospite di questa sera, che però non vi presento adesso ma subito dopo. Allora Francesco, se te sei pronto, io vado a cambiarmi e ci vediamo in cucina. E finalmente in cucina, dico finalmente perché io devo dirvi la verità, qui all'Osteria di Rendola mi ci sto trovando veramente bene, sia in sala con Mirko, che poi dopo quando arriverà l'ospite finalmente ritroveremo, perché mi manca Mirko durante due... lo vorrei anche a casa, io vi dico la verità, perché mi racconterebbe non so quante cose, ma me le racconterebbe di sicuro, poi insomma per qualcuno che ti... così, ti coccola, come coccola Mirko, chiunque venga qui all'Osteria fa sempre piacere, ma perché in cucina io ritrovo Fabio, ciao Fabio, anche a questa puntata facciamo scopa, nel senso Fabio, e allora Fabio, l'Osteria di Rendola ci sta presentando tante belle cose, siamo partiti con un primo piatto. Dei tortelli fatti in casa, di zucca gialla, io mi sono fermato a tortelli perché mi venivano brutti, poi abbiamo fatto un entrée, come vedete questa entrée, e oggi vedo carne, un secondo piatto, è uno dei tanti secondi dell'Osteria di Rendola o viene fatto apposta per la televisione? No, è uno dei tanti secondi. Facciamo anche questo. Questo è particolare. Ecco, perdona la mia ignoranza, di sicuro non è una fiorentina. No. Però fa sempre parte. No, perché sembrerebbe una treccia, una mozzarella, ma è rossa, quindi non può essere nemmeno una treccia di bufala. Che cos'è? Sono rognoni. Ecco, il rognone. Piatto storico fiorentino? Sì. Piatto storico fiorentino, e fin qui ci arrivo. Poi dopo sentiremo appunto Mirko che ci decanterà la storia del rognone, spero. Ma dove, se io fossi un manzo o una vacca, cosa dovrei essere? Che tipo di animale dovrei essere per avere almeno un manzo? Sono un manzo di classe. E dove lo ubifichiamo il rognone? Sono reni. Sono i reni. Sono i reni del manzo. Sì. E dicevamo, piatto storico fiorentino, come va cucinato? Al di là di quello che noi faremo stasera, in genere, l'osteria come lo presenta il rognone? L'osteria, ovviamente quando parlo di Osteria di Rendola. Noi come il rognone, stasera per esempio lo presentiamo con i carciofi. Con i carciofi. Se no si può fare tripolato tranquillamente con l'aglio, solo con l'aglio. Solo con l'aglio, buttato in padella, soffrettino d'aglio e via, con i funghi. Quindi si presta anche a tanti tipi di manipolazione di culture diverse. Allora, signora Teresa, questo è il momento che sta aspettando. La settimana scorsa è stato semplice, un'insalatina, stavolta è un po' più complicato. Devo farlo io? Facciamo insieme. Ecco, ti faccio vedere e poi vai avanti. Così mi sento già più tranquillo. Signora Teresa, carta e penna, perché rognone, com'è il titolo della ricetta? Rognone con carciofi? Rognone ai carciofi. Rognone ai carciofi. Prego Fabio, gli ingredienti. Allora, per due persone, un rognone. Un rognone. Poi dell'aglio, uno spicchio d'aglio, del prezzemolo, un pizzico di pepe, sale, carciofi, olio d'oliva extravergine e vino bianco. Poi possiamo mettere anche del fondo bruno, che è un fondo di, facciamo noi con le ossa, le verdure, lo facciamo ridurre. Comunque in casa possono usare del brodo. Mi chiedevo proprio cos'era fondo bruno. Fondo bruno.
Quindi hai preso le ossa del... Le ossa del manzo. Del manzo, le hai triturate. No. Le ho messe nel tegame con carota, sedano e cipolla, bagnate il vino rosso. E poi quello che rimane è il fondo bruno. Quello che rimane su è il fondo bruno. Che bello, ha sentito signora Teresa? È una cosa... Io francamente non la... Si usa molto. Allora... Non è fatto con la farina. Non è fatto con la farina. Ricordiamo, la ricetta è per due persone, però signora Teresa, se siete 4, 6, 8, 10, 12, quelli che siete, moltiplicate a seconda di quanti siete. Bene, allora noi si può partire, partiamo con la procedura, con la lavorazione. Allora, che cosa facciamo? Il rognone di solito te lo trovi con il grasso intorno, va bene? Quindi va tolto tutto il grasso, va sgrassato, io già un po' l'ho sgrassato, adesso va tagliato e ripulito un pochino, va bene. Lavato. Sì. L'abbiamo già lavato. Già lavato. Allora, con un coltello ben affilato, immagino. Sì. Quindi andiamo a cercare le parti grasse per toglierle. Vedi? Queste foglie si potranno buttare via o ci serviranno? No, non ci servono. Via. Quindi si fa a pezzettini. Piccolini. Sì. È così, perfetto. Allora, signora Teresa, all'incirca questo forse è fin troppo grande, questa è la dimensione giusta. Sì. Allora, bisogna togliere le prime fette. Noto coltellino di ceramica. Sì. Amputiamo le punte perché ovviamente contengono la spina. Sì. Poi togliamo un po' e puliamo un pochino il gambo. E l'altro lo puliamo con il coltello. Dopodiché dividiamo semplicemente il carciofo in due. Sì, però nel centro poi va tolto il pelo che c'ha. Perché carciofo peloso non c'è mai piaciuto, no. Diverso dal famoso detto. Questo. Togliamo quel pochino di pelo che è il cuore. Il vero cuore del carciofo. Coltello va tenuto così e queste nocche delle dita, sì, vanno tenute un po' in fuori perché ci batte la lama, non la lama ma il sopra, sì, vedi? Il lato del coltello. Il lato del coltello che non taglia perché la lama rimane sotto. E io, poi la punta rimane pressoché appoggiata al tagliere. Deve rimanere appoggiata perché fa un lavoro di polso e in questo modo io gli do anche la misura. Allora, a questo punto iniziamo a cuocere i carciofi. Cuociamo i carciofi. Perfetto. Ecco, questo se mi succedeva a casa io ero già impazzito. Anche Francesco lo vedo molto perplesso al di là della telecamera. E invece bisogna farglielo fare. Lo fa, l'altro lo fa. Questo sì, però se succedeva a casa in genere abbiamo le cappe basse e quindi ci prendeva poco completamente tutto. Allora. Il rognone praticamente è... No, è pronto. Bagno col vino bianco anche questo. Bagno col vino bianco, stessa quantità? Un po' di più. Adesso il rognone questo lo sfogliamo. Sì. Lo sfogliamo proprio. Perché il rognone essendo... Senti, la carne che tende a indurire cucinandola, sì, troppo, vero? Sì, sì, come l'agnello, come il fegato, anche quello.
però questo cosa qui lo facciamo per pulire un attimino, essendo un filtro, un rene. Certo. Bene, è bene. Lo facciamo filtrare per l'appunto. Aperitivo Mirko che ci vizia. Creme di cassis e prosecco, una specialità. Ora, a me cassis non me l'aveva mai detto nessuno, questo te lo faccio presente. Prima o poi c'è sempre qualcuno. Senta, ho un compito per lei. Mi dica. So che lei ama la storia, è uno storico. Mi aspetto da lei la storia del rognone, dopo con l'ospite. Vado subito a studiarla. Grazie Mirko, alla tua. Scusate, ma con i stuzzichini, Fabio me l'ha impegnato lei. Anonimo. Appunto. Grazie alla vostra signora Teresa a lei. Volevo proprio questo farglielo notare, signora Teresa. Quando prima Fabio ha parlato di scolatura, essendo il rognone il rene del manzo, come vede l'abbiamo messo a scolare e ha rifatto anche un minimo di sangue. Bene, ma allora, va lasciato un po' rosa il rognone. Perché come dicevamo prima, se no poi diventa anche duro. Allora, abbiamo fatto filtrare il rognone, abbiamo riscaldato nuovamente olio con uno spicchio d'aglio e possiamo andare. Mettiamo a questo punto, uniamo il rognone, che schizzerà, signora Teresa, ma il bello della cucina è anche ustionarsi leggermente. Allora, adesso ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Allora, un piatto cosiddetto della cucina povera, perché il rognone non è indubbiamente la parte più nobile della mente. Un piatto che risale appunto a una tradizione nostra, toscana, fiorentina in maniera particolare, un piatto che non si fa spessissimo, ma che qui all'Osteria di Rendola, grazie a Fabio, grazie a tutto lo staff poi dell'Osteria invece amano riproporci. A me fa piacere di avervelo proposto questa sera. Ne parleremo dopo con Mirko in sala, ma anche col nostro ospite. In qualche modo parleremo anche di storia col nostro ospite, ma questo ovviamente lo scopriremo fra un pochino a tavola. Fabio, ti lascio alle sapienti mani del buon Francesco, che ti seguirà in tutto il resto della preparazione. Grazie, noi ci vediamo di là in sala a tavola insieme al nostro ospite e a Mirko.